Il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. E noi siamo diversi ma tutti uguali. Abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ah, ma non puoi farci cedere. Siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere? Ah. Qualcuno ci può offendere? Ah. Noi, noi sappiamo in cosa? Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Lente di Ingrandimento. Le immagini della nostra copertina introducono il tema di questa lente che è praticamente la città ideale per i bambini, la città che i bambini vorrebbero, la città disegnata dai bambini. In studio ci sono tantissimi bambini che rivolgeranno alla Sindaco di Napoli Luigi De Magistis, nostro ospite, tantissime domande. Sindaco, veramente sono tanti gli argomenti che i bambini eh, vogliono, vogliono, su cui vogliono chiarezza. Allora, bambini, siete emozionati? Sì. Sindaco, vedendo quelle immagini, cosa si prova? Io provo, loro sono emozionati, ma è un'emozione che appartiene anche a me. Io incontro tantissimi bambini gio giovani, giovanissimi nella nostra città e le emozioni sono reciproche. E anzi devo dire che in questi due anni abbondanti di sindacatura... Molti consigli, molte idee e molti stimoli sono venuti soprattutto dai bambini e dai ragazzi. Io sono pieno nel mio ufficio, nella mia abitazione di lettere che mi scrivono i bambini. Sono molto profonde eh, perché non sono solo critiche ma sono proposte e hanno una sensibilità e una profondità di analisi che non me ne vogliono gli adulti ma certe volte sono maggiori. Stanno più avanti. Stano sono più puri. avanti, sono pure, una stanno di più prevedizio. avanti, segno che la scuola a Napoli funziona, che le famiglie sono attente e poi sono da stimolo continuo, Io vedo anche i miei figli, sono uno stimolo continuo per noi tutti. Allora sindaco, prima di cominciare con le domande in studio, noi partiamo col primo blocco di interviste, perché i bambini che volevano partecipare erano davvero tanti, noi chiaramente non potevamo ospitarli tutti, abbiamo comunque realizzato insieme alla collega Roberta D'Agostino queste altre interviste, così lei risponderà prima alle interviste dei ragazzi che non potevano essere con noi in studio e poi cominciamo da ragazzi in studio, ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi. Ciao Sindaco, sono Martina. È ormai conosciuto dal tempo il degrado di Napoli. Volevo chiedere se si poteva fare qualcosa per migliorare le infrastrutture pubbliche. Ho ormai è tempo che lei è il sindaco, quindi che cosa si propone di fare? Ciao Sindaco, sono Gianfiero e volevo chiedere se si possono ristrutturare gli stati San Paolo e Collana. Ciao sindaco, sono Giulia. E ti volevo chiedere se possiamo se si può aprire i, i monumenti e le chiese di Napoli, visto so che sono tantissimi. Ciao Sindaco, io sono Martina. E le volevo chiedere se c'erano dei progetti per migliorare la viabilità e pro, per promuovere l'occupazione giovanile. Ciao Sindaco, sono Gabriele. E volevo, eh, volevo chiederle se si eh, potessero avere dei progetti per l'afflusso di turismo a Napoli, anche per risanare l'economia napoletana e quindi per migliorare le eh, infrastrutture pubbliche. Ciao Sindaco, sono fede volevo chiedere se si possono aumentare le piste ciclabili in modo da, in modo da poter andare a scuola e al lavoro con la bicicletta. Ciao Sindaco, sono Lina e lei ha speso uh, tanti soldi per uh, la ZTR, la pista ciclabile, quindi volevo chiederti uh, <coughs> che comunque i napoletani... Non riescono a muoversi anche adeguatamente e volevo chiederti cosa pensa di fare. Ciao Sindaco, mi chiamo Adriano e volevo chiederle perché aver speso così tanti soldi per queste piste ciclabili che non vengono mai usate quando invece ci sono strade piene di buche. Ciao Sindaco, sono Marcella e volevo chiederti perché non avete introdotto la raccolta differenziata dei nostri rifiuti continuano a essere trasportati in Germania. Ciao sindaco, sono Serena, volevo chiederle se avremo mai delle grandi attrazioni nella nostra città che richiamino il turismo e perciò aiutino anche economicamente il nostro paese. Siamo i ragazzi di oggi Sindaco, come abbiamo visto, veramente abbiamo, abbiamo, cominciato eh, abbiamo cominciato alla grande. <ride> abbiamo detto che veramente sono degli osservatori attenti ed impietosi, per cui cominciamo a rispondere brevemente a tutti, così poi cominciamo. È chiaro, io sarò breve perché, in modo che cerchiamo di fare tante domande, perché ogni domanda di quella meriterebbe ovviamente una risposta piuttosto lunga. Uh, Martina, infrastrutture migliori, è chiaro che le infrastrutture migliori sono un fondamento centrale di una città, hanno bisogno di soldi. Questa è una premessa che io voglio fare da adesso per tutte le domande successive. Alcune cose vedremo si possono fare senza soldi, altre cose c'è bisogno di soldi. In questo momento, Napoli in particolare, ma l'Italia vivono una condizione economica molto difficile e quindi alcuni risultati che noi vorremmo raggiungere non si possono raggiungere: le infrastrutture sicuramente è un obiettivo, quello dalle strade migliori a tante altre cose ci punteremo. Giampiero San Paolo Collana. Il collana lo stiamo piano piano sistemando, c'è stato un um, campetto di calcio che è stato messo, il campo di calcio grande che è stato sistemato, da qui a breve ci sarà la nuova pista, pista d'atletica che verrà rifatta, così come la vecchia palestra dove quando ero piccolo come voi andavo a giocare verrà rifatta, quindi sul collana ci saranno dei lavori che cominceranno nei prossimi mesi. Il San Paolo, c'è un progetto che stiamo facendo insieme col Presidente Laurenti per, per ristrutturare il San Paolo. Teniamo presente che allo Stato San Paolo non c'è solo il calcio, ma ci sono anche tantissime altre discipline sportive nelle palestre, l'atletica eccetera. Giulia fa una domanda molto bella, dice perché non sono aperti i monumenti. Sono molto d'accordo con lei, i monumenti vanno aperti, anche qui c'è bisogno di soldi, molti dipendono dal Ministero dei Beni Culturali, dal governo che dovrebbe mettere i soldi, invece taglia alla cultura. Il mio obiettivo invece è quello di aprire... Perché io credo che noi dovremmo aprire tutti i monumenti e tutte le bellezze della nostra città. Martina faceva una domanda sulla viabilità e sull'occupazione. La viabilità dipende da tante cose: dipende dal fatto che ci devono stare meno autovetture private che circolano, più trasporto pubblico e qui dipende molto dalle risorse economiche, ma poi magari ci ritornerò dopo perché sicuramente qualche domanda ci sarà. C'è bisogno di maggiori risorse, maggiori autobus e più servizi alla metropolitana. L'occupazione è un tema che insomma, il sindaco non è che crea posti di lavoro, però deve migliorare la città perché ci possano essere investimenti e occasioni di lavoro. E una di queste è sicuramente il turismo, che è la domanda di Gabriele. Noi puntiamo moltissimo sul turismo. Certe volte di Napoli si parla solo delle cose negative. Bene, in questi due anni Napoli è la città d'Italia che più di ogni altra è cresciuta in termini turisti. Gli alberghi sono pieni, i ristoranti, quindi le persone vengono a Napoli perché evidentemente Napoli è anche bella e il turismo crea tanta occupazione e fa girare tanti soldi. Diverse domande sono per esempio ha cominciato Federico sulle piste ciclabili. Bene, io quando avevo l'età vostra avevo la passione della bicicletta. La bicicletta mi piaceva tantissimo, non posso mai dimenticare la gioia quando mia madre e mio padre mi regalavano, mi regalarono avevo 10 anni la bicicletta, ero felice poi ero talmente contento di usare la bici, andavo al bosco di Capodimona. Eh. Mia mamma un giorno mi disse, Luigi, tu ti devi togliere questa passione della bicicletta, perché a Napoli non si può andare in bicicletta, ma non è vero che non si può andare in bicicletta, è un fatto di abitudini. Non è vero che abbiamo speso tanti soldi per le piste ciclabili, quello è un investimento. Sono soldi che ci ha dato l'Unione Europea per fare le piste ciclabili. Cioè, se non avessimo fatto quella pista ciclabile, i soldi se ne tornavano indietro. Cioè, non potevo sistemare altre cose con quei soldi, anzi, secondo me sono poche le piste ciclabili perché 30 chilometri sono pochi, il mio obiettivo è farle in tutta la città, al Vomero dove stiamo adesso qui a chiacchierare tra di noi, in tutti i quartieri della nostra città. Pure per la ZTL non si sono spesi i soldi, alcune cose hanno funzionato, altre cose hanno funzionato meno, alcune cose le miglioreremo, però il principio che, sul, quale noi ci vogliamo, sul quale non vogliamo tornare indietro è che nella città ci devono stare meno macchine perché altrimenti l'aria è inquinata, la nostra salute si rovina. Sono sempre più bambini che hanno altrimenti malattie d'asma, più trasporto pubblico, lo diceva Lina, Poi questo sicuramente è un obiettivo, infatti Adriano abbiamo già risposto sulla pista ciclabile, la differenziata che l'altra compagna vostra diceva, bene la differenziata deve crescere sempre di più, in alcuni quartieri si fa il porta a porta, cioè vengono i dipendenti dell'azienda presso le abitazioni a prendere i bidoncini diversi dove voi a casa sicuramente fate la raccolta differenziata, non ho alcun dubbio, separate carta, alluminio, vetro, plastica, viene una persona a casa e se lo prende. Questo non accade in tutti i quartieri. Infatti a proposito di questo, Sindaco, oh, mi perdoni se la interrompo, c'è Isabella che vuole proprio domandarle una cosa, così rispondiamo contemporaneamente. Sì, sì. Ciao Sindaco. Ciao. Ciao sindaco, mi chiamo Isabella e abito a Rione Alto. In alcuni quartieri di Napoli c'è la differenziata come il mio, in altri non ci sono. E come si può risolvere questo problema? Allora, grazie Isabella, stavo appunto rispondendo. Mm, per poter estendere il cosiddetto porta a porta in tutta la città ci vogliono molti soldi, che in questo momento non abbiamo. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? In alcuni quartieri e altri pure nei prossimi mesi faremo quello che hai detto tu, cioè che dicevo io prima, verranno a casa a prendere i rifiuti differenziati. In altri quartieri ci saranno invece le campane, quando uno scende per strada trova raccoglitori diversi, da una parte mette il cosiddetto umido, cioè gli scarti alimentari, tipo le bucce di pomodoro, i residui alimentari, eccetera, e in altri metterà il vetro, la plastica e la carta. Poi ci sono le isole ecologiche che vi invito a far utilizzare ai vostri genitori, dove si può andare anche una volta alla settimana e portare ogni tipo di rifiuto, dai medicinali ai materassi. E a tante altre cose. E poi ci saranno da qui a qualche giorno in tutta la città dei cassonetti marroni, diversi anche per strada, dove si può mettere appunto gli scarti alimentari. L'ultima era Serena, così rispondo sì, a rispondere. tutti. Che ha fatto una bella domanda sulle attrazioni per la città per far venire tanti turisti. E proprio potrei dire tante cose, ma ne voglio dire una per non tro sottrarre troppo tempo. Ieri abbiamo inaugurato il Forum delle Culture a Napoli che ci accompagnerà fino a ottobre 2014, quindi Napoli per il prossimo anno. Sarà attraversata da tantissime iniziative culturali, mostre, concerti, spettacoli, che è un'attrattiva anche per far venire turisti nella nostra città. Perfetto, ritornando alla raccolta differenziata e ai problemi rifiuti, c'è Corrado che ha da fare una domanda al sindaco. Salve sindaco, mi Salve. chiamo Corrado e mh, ho sentito numerose persone che si lamentano dei rifiuti di Napoli. Ci sono rifiuti per strada, devono essere tolti. Io sono d'accordo con loro, ma in parte, poiché penso che fin quando non ci sarà una sensibilizzazione da parte del Comune verso il cittadino, le città saranno sempre inquinate, perché è una situazione che va a creare il cittadino. Ci sono due aspetti. È chiaro, noi andiamo in alcune città in Europa dove non troviamo una carta per terra, quindi sicuramente devono funzionare meglio i servizi del Comune, di cui io non sono ancora soddisfatto. Tra breve arriveranno le spazzatrici. Meccaniche, quindi avremo finalmente, perché abbiamo trovato un po' di soldi, spazzatrici con idranti che puliranno meglio. Però poi c'è, eh, tu hai detto molto bene, da una parte dei cittadini, per fortuna non tutti, che non sono attenti. Per esempio, anche gettare una cicca di sigarette per terra è una piccola cosa, ma immaginate migliaia di cicche di sigarette, così come la carta per terra. Io mi chiedo perché le persone in casa propria non gettano la carta per terra, poi vanno per strada e la gettano. Quindi deve cambiare e voi avete un ruolo importantissimo perché imparate sin da piccoli a essere sensibili. Quindi dobbiamo migliorare tutto, il comune e quindi i servizi pubblici e i cittadini. Eh, in realtà dobbiamo dire che i bambini sono molto più attenti cioè, anche no, nella raccolta differenziata, cosa che noi dobbiamo Io mio figlio non... mi vorrebbe far litigare ogni giorno perché quando sto con lui papà quella ha gettato una cic, papà eh, quella ha gettato una carta. Sono molto molto attenti. Io dico sempre voi piccoli, quando vedete un adulto che fa una cosa sbagliata, rimproveratelo, perché anche se qualche volta vi tratta male, che dice "Fatti, fatti tuoi", ma state sicuri che quando va a casa quello riflette perché avere un rimprovero da un bambino è una cosa che pesa sulla coscienza. Quindi io sono contento quando i bambini, magari sono anche un po' certe volte dicono mamma mia, no, dovete rimproverare. I bambini, infatti, il rimprovero del bambino, insomma, lascia fare... il segno. Qualche altro bambino in studio vuole fare domanda su rifiuti? No. Allora, cominciamo adesso um, passiamo il microfono a Mattia che ha una domanda da Innanzitutto buonasera sindaco. Ciao Mattia. <ride> Comunque, vorrei chiederle, ma che cosa ne pensa e come potrebbe riqualificare l'ormai ex area della NATO, base militare? Magari si potrebbe fare un ospedale, un ospedale per malati di cancro, visto che ora con l'esplosione dello scandalo della terra dei fuochi ce ne sono molti, molti di più di qualsiasi altra regione non solo italiana, ma del mondo. Allora, innanzitutto anche sulla terra dei fuchi diamo dei messaggi giusti, ma non allarmistici. È chiaro che in Campania c'è una situazione complicata. Bisogna capire bene qual è la situazione, però diciamo anche che noi non dobbiamo avvertire il pericolo di vivere nella nostra città. Ad esempio in questi giorni si è detto che l'acqua a Napoli poteva non essere buona, invece vi assicuro che l'acqua a Napoli è una delle più controllate, una delle più buone, io bevo da sempre acqua del rubinetto. Invece ti ringrazio della domanda sull'ex areanato e anzi vi invito, invito voi che siete qua e i vostri amici, compagni e genitori che ci stanno ascoltando. Il primo dicembre, domenica primo dicembre, noi apriremo l'ex areanato alla città. Quindi, dopo 50-60 anni, non ci stanno più i militari, non ci sono più le armi. Quella diventerà la città dei giovani. Sono 100.000 metri quadri, là ci faremo scuole, teatri, ci sono i campi sportivi, è una cosa straordinaria. Il primo l'apriremo, ci saranno visite guidate, un bel concerto di Edoardo Bennato, che ha sempre parlato dei campi Flegrei. E poi sarete voi. Io la chiamerò la, la città dei giovani nella città dei giovani, perché Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Vi invito, speriamo che una bella giornata. E vedrete, rimarrete incantati. E poi certo, bisogna puntare su ospedali, e ti dico questo, e con Emergency, che è un'associazione internazionale che si occupa, che voi conoscete sicuramente, delle persone più in difficoltà, apriamo un ospedale a Ponticelli, che è un quartiere di Napoli, per aiutare le persone che non hanno i soldi per curarsi. Perfetto. Abbiamo trattato anche, abbiamo accennato alla terra dei fuochi il problema, voi mh, mi avete anche chiesto, ma quello che mangiamo è sicuro? Chi di voi vuole fare una domanda al sindaco su questo argomento? Sulla Terra dei Fuochi. Alessandro, allora passiamo il al microfono a Alessandro, Paolo, se dai il microfono a Alessandro. Uh, io non avrei proprio una domanda, diciamo che più uh, una uh, lettera proprio della classe che ha pensato di scrivere sui um, problemi della Terra dei Fuochi uh, una lettera proprio a lei. Allora, questa lettera gliela Grazie. possiamo dare al sindaco che se la leggerà. E come no? E sì. di Un'altra cosa bella, un'altra cosa bella dei, dei bambini in generale che oltre a essere uno stimolo e una critica, hanno idee, fanno proposte. Quindi scrivetemi, poi dopo vi do l'indirizzo. Allora, dopo sicuramente, perché i bambini che sono qui in studio mi hanno detto: Noi abbiamo le domande, ma abbiamo anche le proposte, dopo Ottimo. le ascolteremo. Allora, andiamo, forza, la seconda domanda. Un'altra domanda sulla Terra dei Fuochi, allora Alessandro passa il microfono a Raul. In questi, buonasera Sindaco, in questi giorni ho sentito che. Lui e Raul. Terra, alla Terra dei Fuochi stanno accadendo cose molto sgradevoli perché molte persone stanno morendo di cancro a, casa di, a causa dei, rifiuti, dei milioni di rifiuti tossici scaricati nel terreno. Per questo le volevo chiedere perché non ci sono i soldi per. Per, per fare le bonifiche e anche dove li potremmo trovare. Allora, innanzitutto diciamo che negli anni passati dei criminali, perché non c'è un altro modo per catalogare queste persone, hanno sotterrato in tante parti d'Italia, compreso in alcune zone tra le province di Caserta e di Napoli, hanno interrato rifiuti tossici. Quindi adesso l'obiettivo è quello di individuare i luoghi in cui sono stati interrati ed è il governo quindi lo Stato, che deve dare i soldi per bonificarli. Adesso quello che è importante è che c'è un'attenzione, grazie a tutti noi, molto importante che non accade più quello che accadeva una volta. Quindi noi dobbiamo bonificare e impedire che nel futuro possa succedere un'altra volta. Ecco perché è importante non gettare sì, gli sì, pneumatici, per esempio le cose che vengono bruciate sono le ruote vecchie che producono fumi tossici pericolosissimi. Ecco perché la civiltà, che diceva lui prima, esatto. quando uno ha una ruota vecchia, la deve smaltire secondo legge, non la deve buttare per strada. Voi vedete girando per strada quanti materassi? Dico, ma quanta, ma, gente, ma quanti materassi <ride> usano a Napoli? Oggi basta fare una telefonata, si chiama SIA, si mette un numero e ti vengono a prendere il materasso. Invece ci sono ancora persone che cambiano materasso e lo gettano per strada. Se uno incendia quel materasso, fa fumi. E se uno incendia le ruote, le ruote sono pericolosissime. Sapete che cosa sarebbe bello fare con le ruote? Alcuni cittadini ci hanno fatto delle specie di aiule con le ruote, ci hanno messo i fiori. Noi non dobbiamo bruciare niente. Vi per fortuna a Napoli ci sta più attenzione, anche nelle altre province. Devo dire, a Napoli, se ci fate caso, fuochi rispetto al passato non ce ne sono più. E quello è importante così non respiriamo di ossina. Perfetto. Chiara Ilaria, Ilaria. ciao Sindaco, io sono ciao. Ilaria. Vorrei farle una domanda sulle illuminazioni delle strade. Perché non se ne possono mettere tante? Perché la gente così cammina più sicura e non ha paura di stare al buio? È una, è un be bella domanda, una bellissima bella. domanda, è una considerazione... Anche che è un deterrente la luce. Ed è uno di quei casi dove io ti rispondo siamo tutti d'accordo e che si fa difficoltà a realizzarlo perché ci vogliono molti soldi per cambiare l'illuminazione. Innanzitutto è importante dire che con i soldi che abbiamo avuto dall'Unione Europea per migliorare alcuni quartieri della nostra città, per esempio, è previsto un piano di, di illuminazione completamente diversa nel centro storico di Napoli. Poi adesso, per esempio, stiamo proprio in questi giorni eh, preparando il piano per il Natale, dove sicuramente ci saranno delle luminarie più belle rispetto all'anno scorso. È chiaro, bisogna puntare a quello, ci vogliono molte risorse economiche per cambiare l'illuminazione della nostra città. Sabrina, a proposito delle illuminazioni, ha da farle una domanda. Dato che Napoli è conosciuta ehm, nel mondo eh, per la creatività dei cittadini napoletani, perché non si potrebbe eh, creare ehm, delle eh, illuminazioni anche per Natale, come degli eventi, che attirerebbero turisti? Lei si riferisce Infatti, alle luci dell'artista ah, di Salerno? Assolutamente, allora anche qui, eh, noi faremo quest'anno belle cose. Secondo me, cominciamo dal 29 novembre a mettere luminare in tutta la città senza spendere molto, perché avendo noi pochi soldi dobbiamo decidere dove metterli. Sicuramente mi fa piacere che tu hai colto il dato importante della nostra città che è la creatività. Quindi se noi abbiamo idee creative sicuramente anche molti turisti e molte persone. Allora ieri il sindaco di Barcellona che è venuto siamo stati insieme, abbiamo cenato insieme perché c'è il forum delle culture e tiro non ero mai stato a Napoli, l'ha detto pubblica, sono rimasto affascinato dalla vostra città. Quindi noi convinciamoci di quanto Napoli sia bella, in modo che vengano tanti, tanti turisti. Sicuramente a Natale vediamo di fare le cose nel miglior modo possibile. Comunque sono veramente degli osservatori attenti, non sfugge no, nulla non a questi loro, bambini. Se avessimo più capacità d'ascolto le cose Guardi, forse andrebbero io, bene. Io sì. ho girato 70 scuole da quando sono sindaco e devo dire che in tutti i quartieri della nostra città c'è una sensibilità e una profondità che a me personalmente da napoletano prima ancora che da sindaco mi dà grande fiducia nel futuro, perché i ragazzi hanno molto più a ero ragazzino, o bambino come voi, questi temi di cui stiamo parlando, l'illuminazione, la raccolta differenziata, non c'era questa profondità, questa sensibilità Adesso ormai i temi sono conosciuti, loro vanno a fondo. Forse non c'era nemmeno la disponibilità, questa è una lancia a suo favore del sindaco di parlare con i bambini. No, no ma io ho bisogno io, perché io ho bisogno, perché certe volte gli adulti sono un po' lamentosi, diciamo, in modo così. Però sono propositivi. Lo sono anche quando sono duri e spietati, sono puri, come diceva lei prima, e quindi noi accettiamo questa purezza. Adesso ci fermiamo con le domande da studio e vediamo il secondo blocco di interviste realizzato da Marco Altore con tutto il mondo davanti a noi Mi chiamo Nicola e volevo chiedervi se per le strade si potevano riparare i buchi perché la gente potrebbe inciampare e farsi male Ciao Sindaco, mi chiamo Benedetta e le volevo chiedere di aggiungere più spazi verdi allestiti Ciao, sono Sabato, Napoli, è una bellissima teniamola pulita la nostra casa ciao sindaco mi chiamo Fiona le volevo chiedere, chiedere se potevo organizzare delle giornate dove i bambini potessero fare il mercatino ciao sindaco mi chiamo Mattia e vorrei più videosorveglianza per rendere più sicura Napoli ciao sindaco io mi chiamo Andrea e vorrei una raccolta differenziata migliore Ciao signor sindaco, ti volevo chiedere se potevamo avere più uh, piste ciclabili allestite. Ciao, mi chiamo Andrea. Ti volevo chiedere se, uh, se potresti far pulire le strade dai bisogni dei, che fanno gli animali. Ciao, mi chiamo Giulia, vorrei chiederti se potevamo avere un'attenzione maggiore per i poveri. Ciao sindaco, mi chiamo Guillermo e vorrei meno smog e meno traffico per Napoli. Salve, signor Sindaco. Volevo chiedergli se potremmo aggiungere più vigili per le strade per non avere traffico e smog. Ciao, signor Sindaco. Volevo chiederle se potevamo aggiungere più mezzi pubblici alla nostra città. Siamo i ragazzi di Fozio. Allora, Sindaco, bene. veramente anche qua eh, un'altra raffica di una, una domande. però lei però bene, bene. Allora, Buche, eh, noi abbiamo avuto dei mesi di grande sofferenza perché non c'erano i soldi. Adesso stiamo incominciando a sistemarle piano piano e c'è un piano progressivo che ci accompagnerà. Abbiamo cominciato il Corso Umberto, in questi giorni sta finendo tutta via Manzoni, una strada importante Chiaiano che, Iano che è Santa Maria Cubito. Nei prossimi giorni apriremo discesa Coroglio, corso Secondigliano. Piano piano si sistemeranno tutte le strade. Perché avendo fatto una grande battaglia che voi avete seguito ovviamente poco, ma per poter ottenere un po' di soldi questa battaglia la stiamo vincendo con grande tenacia e quindi stanno arrivando un po' di risorse e sistemeremo anche le buche. Spazi verdi sono molto d'accordo, perché noi abbiamo tanti spazi verdi nella nostra città, ma spesso sono vandalizzati, il discorso della civiltà che facciamo prima. Noi adesso abbiamo messo soldi per mettere nuovi parchi, nuovi giochi in tutti i parchi della nostra città. Io sono preoccupatissimo che nel momento in cui metteremo i giochi, il giorno dopo ci sarà sempre qualche deficiente che le andrà a rompere. Quindi noi dobbiamo anche conservare gli spazi verdi. C'è un grande impegno a farne sempre di più. Domani io firmerò una convenzione per la Floridiana. Perché la Floridiana non è del comune, ma siccome non la volevano aggiustare, ce la siamo presi, la sistemeremo, la apriremo e poi sarà compito di tutti noi conservarla. Uh, poi mi è piaciuta molto la riflessione che faceva Salvatore. Che diceva Napoli uh, pulita è la nostra, è la nostra casa. casa. Profondissima. La nostra casa. Non è tanto la nostra casa quando ci ritiriamo dopo che siamo andati a scuola, quella è la nostra casa privata del nostro piccolo orticello, ma la vera casa è la nostra città, è la nostra comunità, sono le nostre strade, quelle ce le dobbiamo tenere ancora più, più care. Molto bella la proposta di Chiara di fare il mercatino dei bambini. Io sono andato a vedere la mostra, il mercato della, del baratto e dell'usato che c'è stato ieri e la, sabato e domenica, la mostra mare, Molto bello perché secondo me il mercato, lo scambio. È una cosa molto bella. Eh sì, anche da noi da bambini giocavamo d'estate. Sì, sì, Chi sì, di noi andiamo. non ha fatto il mercatino classico Eccomano, di Si vendevano il dolcino, la, la bevanda, la cosa. E che è quindi è giusto che loro abbiano proprio spagno. No, lo ma spazio. poi è anche un modo per alimentare il commercio in modo sano, i prodotti, magari le cose nostre. E poi la creatività dei ragazzi. Assolutamente. La videosorveglianza è una cosa che già si fa in città: se ne deve fare sempre di più, questo c'è bisogno anche di soldi. Più mezzi pubblici, la situazione sta migliorando. Adesso vi do una buona notizia, il 2 dicembre inauguriamo la stazione della metropolitana di Piazza Garibaldi, sarà molto importante perché da Piazza Garibaldi sino per esempio al Vomero, l'area nord, eccetera, si potrà andare con, una navetta, con, una, con i treni che passano ogni 8-9 minuti. E piano piano nelle prossime settimane aumenteranno anche i bus proprio perché la situazione economica sta migliorando. Ringrazio anche, mi sembra, Andrea che ha fatto la domanda sui cani. Adesso stiamo mh, per iniziare una sperimentazione tra eh, il Dipartimento di Veterinaria dell'ASL della città di Napoli e la Polizia Municipale per fare dei controlli maggiori e con dei microchip che, stanno, che, che identificheranno attraverso il DNA della cacca dei cani il padrone. Cioè cominceremo dal vomero e dall'arenella, quindi noi attraverso la, la, la cacca dei cani, che purtroppo spesso è proprio davanti alle scuole, io non so okay. se qualcuno lo fa apposta perché veramente è un'indecenza, ormai Ma basta un dove... utilizzare le palette, noi possiamo risalire al proprietario. Risalendo al proprietario del cane, poi in quel caso potremmo applicare delle multe. Ringrazio anche Giulia che ha fatto una domanda molto bella per maggiore attenzione ai poveri. Io mh, lo dico sempre, eh, noi dobbiamo avere più attenzione per chi ha meno di noi. Il problema, lo dico anche ai miei figli, che quando mi chiedono di avere il cellulare più bello, moderno, il problema non è avere il cellulare. Tenete presente, ci sono dei bambini come voi che non hanno da mangiare, non hanno da dormire. Quindi noi dobbiamo avere sempre più attenzioni per chi ha meno di noi. Perché noi certe volte ci lamentiamo delle cose abbondanti e del superfluo. Lo smog, l'abbiamo detto prima, meno auto... Perché altrimenti avremo sempre più smog? E poi sono d'accordo sul fatto che l'altro compagno vostro diceva che ci vogliono più vigili per strada. Cercheremo di lavorare perché ce ne siano sempre di più. Perché danno sicurezza, danno serenità e poi funziona anche meglio la circolazione della nostra città. Uh, in studio, se non ricordo male, qualcuno di voi avanzava una proposta proprio a proposito degli animali, però non mi ricordo. Lucrezia. Allora. Buonasera, io sono Lucrezia. Ciao, Lucrezia. Le vorrei chiedere se era d'accordo con me a far mettere aree proprio dedicate a, proprio a questi animali in modo che da mantenere pulite le strade in modo che le persone possano far fare ai propri animali i bisogni in quelle aree grazie Lucrezia ci sono già dei luoghi, il cosiddetto sgambettamento degli animali per esempio al Molosiglio vicino alla Lega Navale alcuni parchi anche dell'area nord ci sono devono aumentare, anche qui è un di civiltà però per fortuna la gran parte delle persone che hanno gli animali sono attentissimi però basta come la carta per terra, bastano poche persone che rovinano il lavoro di tante brave persone. Gabriele. Buonasera signor Sindaco. Ciao, Io volevo dirle che la nostra città ha un patrimonio artistico e culturale immenso, basti pensare a tutte le popolazioni che vi hanno lasciato un segno della loro cultura. Quindi volevo chiederle come si può fare per valorizzare queste peculiarità della nostra bellissima e disgraziata città. Bellissime e disgraziate, effettivamente. E dobbiamo innanzitutto conservarla noi bene, fare in modo che chi ha le risorse, il governo, eh, pensi che investire nella cultura sia la cosa migliore che si possa fare, nella cultura, nella ricerca e nella scuola. E noi però dobbiamo anche mostrarle le cose belle che abbiamo. Perché diciamo che noi napoletani abbiamo un po' l'abitudine certe volte a sottolineare le cose negative e va bene. Però non siamo bravi a mostrare le cose belle. Certe volte andiamo in altre parti del mondo, d'Italia ci portano a vedere delle cose che sembrano fantastiche, poi vai a vedere rispetto a Napoli, sono piccole cose. Noi abbiamo tantissime, abbiamo il maggior numero di chiese nel mondo concentrate in una piccola area come il centro storico. Abbiamo il mare, abbiamo quartieri belli. Quindi li dobbiamo conservare, raccontare. E poi una cosa molto bella che potete fare anche voi, ma sono sicuro che in parte lo fate: le guide turistiche fatte dai giovani e dai bambini della nostra città. Però lo fanno spesso in occasione del maggio dei monumenti. Esattamente, io l'altro giorno sono andato al cimitero delle Fontanelle, nel quartiere della Sanità, è stato bellissimo <ride> che sono stato accompagnato dai ragazzi di una scuola. E anche ai turisti piace moltissimo. Che sono straordinari cosa. nel raccontare. Chiara. Salve sindaco, mi chiamo Chiara. e Le volevo chiedere uh, se si può aumentare la pulizia delle strade, uh, gli spazzini che vanno a pulire le strade, perché le vedo sporche ma soprattutto sono i cittadini però penso che si potrebbe fare qualcosa si può, si il si si tema può fare qualcosa teniamo no? presente questo noi non possiamo assumere nuovi spazzini perché la legge ci impone che non possiamo fare assunzioni l'età media di quelli che si chiamano spazzini operatori ecologici eccetera è di 58 anni se voi li vedete sono persone anche non più giovanissime e noi per supplire al fatto che non possiamo assumerne nuovi abbiamo messo un po' di soldi per le spazzatrici che piano piano arriveranno nelle prossime settimane. Sono dei grandi mezzi appunto, che anche attraverso i tranti puliscono, eccetera. Poi quando potremo assumere ce ne saranno di più. Quindi abbiamo pochi spazzini rispetto alle esigenze. Ecco perché l'invito ai cittadini a non sporcare, l'invito per esempio anche ai commercianti, a tutti di tenere puliti le aree davanti al palazzo, davanti al negozio. Dobbiamo fare ognuno di noi qualcosa in più perché il momento è difficile e non possiamo pretendere che facciano tutto gli operatori ecologici però che, però devono, che però dobbiamo fare sempre impegno di più l'impegno dell'amministrazione comunale in questo senso c'è perché è un tema molto sentito meno, non solo da, 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 tutti minima, noi. da tutti noi Paolo passa il microfono okay. buonasera signor sindaco Ciao, Paolo. Paolo e volevo chiederle se, poteva, se si potevano se si possono fare più parchi naturali perché in questa città secondo me c'è troppo smog delle auto allora guarda, eh, hai ragione, cioè, nel senso se ne debbono fare di più, ma si devono anche come dire, conoscere quelli che ci sono. Cioè, Napoli ha tantissimi parchi, basti pensare che solo il parco del bosco di Capodimonte sono 130 ettari, è uno dei parchi più grandi in assoluto del nostro paese. Poi abbiamo altri giardini, abbiamo i parchi del, delle colline dell'area nord. Abbiamo per esempio l'orto urbano, non so se l'avete mai visitato, dell'azienda dell'acqua appunto dell'ABC allo Scudillo. Cioè, molte cose, i napoletani non li conoscono, che in realtà ci sono già tanti parchi. Tra qualche giorno faremo anche delle cose importanti nel parco dei Camaldori, dove pure ci sono state delle iniziative. Quindi, il mio invito è anche quello di visitare i parchi della nostra città che certe volte nemmeno si conoscono. Magari appunto attraverso le scuole si possono diffondere queste notizie sì. in maniera tale che poi arrivano a loro e possano diciamo soffrire anche di queste si bellezze. sta benissimo nascosta. nei parchi, io ricordo nei momenti più difficili quando preparavo il concorso in magistratura, perché prima di fare il sindaco ho fatto per tantissimi anni il magistrato, nei momenti in cui dovevo un attimo come dire caricarmi scendevo da casa e andavo un po' nel parco della Floridiana cioè i parchi, i luoghi silenziosi dove puoi stare tranquillo e vi do un'altra notizia da qui a qualche settimana ed era una mia, un mio impegno preciso apriremo per sempre la mostra d'Oltremare la mostra d'Oltremare è un luogo bellissimo ci sono un sacco di alberi, un sacco di verde bellissimo veramente. era in genere chiuso e aperto solo quando c'erano delle iniziative invece con l'anno nuovo da gennaio la mostra sarà sempre aperta quindi è un altro luogo dove si potrà andare ci sono anche delle belle piscine, potete anche nuotare. Raffaella. Uh, ciao, Sindaco, sono Raffaella. Ciao, Raffaella. Eh, le vorrei chiedere se le strade si potrebbero aggiustare perché ho notato che le strade sono mal asfaltate e certe volte con, i bu con delle buche. Eh, questo è un pericolo pure per, soprattutto per noi bambini e per gli anziani? Quindi vorrei che le strade fossero aggiustate. Hai ragione Raffaella, lo vedi. come lo vedi tu lo vedo anche io, lo vorrei anche io. Non è facile perché una, sembra in alcuni punti della città come se Napoli fosse stata bombardata. Quindi sicuramente è come dici tu. Come ho detto prima ehm, ci vogliono tantissimi soldi per sistemarle tutte. Piano piano cercheremo di sistemare quelle che stanno messe peggio e poi mano a mano laddove là dove arriviamo ci fermiamo. Gaia. Buonasera signor Sindaco, le vorrei fare una domanda, dato che i negozi stanno chiudendo e i quartieri stanno diventando più tristi, perché non cerchiamo di riaprirli così ritornano alla loro vita? Cioè lei dice no, no, così grazie. si vivacizzano nuovamente quei quartieri che sono un po' morti per la chiusura del giro bellissima a, a, a domanda. Gai, ha ragione, diciamo questo ovviamente non dipende dal sindaco. però noi dobbiamo innanzitutto, secondo me, scegliere bene i negozi e le attività commerciali che oggi possono andare forti. Per esempio, io sono molto triste che chiudono le librerie. Perché è vero che oggi un libro si può leggere pure sull'iPad o su un telefonino, sul computer, ma è un'altra cosa avere il libro con la carta dove puoi segnare, fai le orecchiette, te lo conservi. Ma a me i libri piacciono tantissimo e quando vedo una libreria che chiude sono triste. Oggi purtroppo c'è il tema che i locali costano tantissimo e allora non riesco. Noi adesso, tra qualche giorno, come comune faremo una delibera in cui vincoliamo, cioè tuteliamo i negozi storici. Cioè i negozi antichi hanno una forma di tutela che è più difficile chiudere. Per il resto bisogna anche essere bravi ad aprire negozi dove c'è la, la voglia dei cittadini di comprare, perché essendoci la crisi economica dobbiamo anche dire che forse in alcuni casi sono troppi negozi di alcuni articoli che la gente non compra più. Per esempio rifletteteci, è vero come dici tu che c'è un po' di tristezza, però c'è anche tanta voglia di vivere. Ci avete fatto caso che quando c'è un concerto, quando c'è un evento sportivo... Quando c'è qualcosa in cui le persone fa piacere stare insieme, i napoletani escono tantissimo, vanno nelle strade, vanno nei concerti, vanno nei teatri. Quindi c'è tanta voglia di stare insieme. Quindi Napoli non è una città triste, ci sono i problemi, ma è una città secondo me molto molto viva. Matteo, una domanda al Sindaco, ce l'hai? Sì. Uh, uh, io mi chiamo Matteo, buongiorno Sindaco. Vorrei chiederle più manutenzione sui parchi, perché anch'io come lei da bambino. Sono un fan delle bici, skateboard e Bravo. fatti vari. Um, quindi, uh, per esempio, il Bosco di Capodimonte um, ho visto molti bambini che cadono per i basoli sconnessi. Eh, se, si, se, se si poteva fare qualcosa per aggiustarli? Grazie, che innanzitutto sei precisissimo. <ride> sei basoli, basoli sconnessi, sconnessi è, è, <ride> è così, cioè, nel senso che le cose sono messe maluccio. Alcune cose dipendono dal comune, per esempio i grandi parchi come Capodimonte non è del comune, però la tua riflessione vale per tutti, perché oggi ci ascoltano, non c'è solo il sindaco, sono anche tanti altri che ascoltano. L'impegno deve essere di scegliere dove mettere i soldi. Per sistemare una città grande come Napoli, così ma ridotta, ci vogliono tantissimi tantissimi soldi che oggi non ci sono. Però almeno, per esempio, quando ci sono bisogna spenderli bene. Lo diceva la tua compagna prima, certe volte accade pure, io mi arrabbio molto, che fanno dei lavori e li fanno male che Dopo magari pochi mesi la strada aggiustata è un'altra volta rotta. Ecco perché l'attenzione, la cura che ognuno di noi deve mettere nelle cose. Poi ti do una bella notizia: che l'estate prossima ci sarà sul Lungomare di Napoli una bellissima iniziativa mondiale sullo skateboard. Sembra molto bello vedere che anticipazione che va, ha dato. Le persone bambino. che vanno sullo skateboard, i patti, io lo trovo bellissimo, lo trovo straordinario. Biciclette. Ma scusa, perché quando andiamo in una città europea? Diciamo, uh, che bello, vanno in bicicletta. Poi fai a Napoli la pista ciclabile. Sindaco, ma perché fai la pista ciclabile? Cose, la pista ciclabile è una cosa che ci deve stare in tutto il mondo. Sta a Napoli, sta a New York. È anche un momento di grande aggregazione, di perché aggregazione. Insomma, si, si può vedete Le persone che vanno a in opinione. macchina, ve ne accorgete, certe volte parlano da sole. che Sono un po' esaurite, perché stanno là, bussano al clac, sono impazziti. Noi dobbiamo trovare anche i momenti, vi invito sin da piccoli, a stare un po' con voi stessi a riflettere, a trovare, per esempio è bello andare al bosco, al parco, stare con un compagno, riuscire a parlare e non sentire quel, quel caos e quel frastuno che non vi consente nemmeno di ascoltare il compagno che vi Capito dice. Capire il volta. valore del silenzio, che Il valore è del silenzio e dell'amicizia e del rapporto umano che certe volte si perde. A proposito di Via Caracciolo, qualche bambino, non ricordo chi, aveva una domanda molto carina su Via Caracciolo. Allora, se gli passiamo il microfono. Basta il microfono. Ciao sindaco, sono Ciao. Giuseppe Ciao e, e pochi giorni fa sono andato a Via Caracciole, ho visto delle cose bellissime come il mare, però ho pensato la gente che ha problemi a camminare come può andare nei posti che c'è la ZTL. Allora là in realtà sino a dove c'è la pedonalizzazione si può arrivare tranquillamente perché poi ci sono i permessi che hanno le persone che hanno problemi appunto, di deambulazione, i diversamente abili. Quindi noi però dobbiamo anche riqualificare delle zone perché possano muoversi meglio le persone che hanno delle difficoltà. Per esempio il lungomare tra qualche mese sarà interessato da lavori importanti, per esempio si eliminerà il marciapiede che è brutto e ci sarà un nuovo, non asfalto, ma come diceva prima il vostro compagno, una pavimentazione molto più a dimensione umana. In modo che le mamme e i papà col passeggino, chi vuole andare in bicicletta, chi ha dei problemi a camminare, diversamente abili, possono muoversi meglio. Insomma, in modo che si possa sfruttare un tratto di Napoli meraviglioso considerando il nostro clima, veramente ci si può andare tutto l'anno, sono pochissimi i giorni che non si può passeggiare a piedi. Io partirei con l'altro blocco di intervista. Noi, ragazzi di oggi noi con tutto il mondo davanti a noi. Ciao Sindaco, sono Lorenzo e volevo chiederti perché non metti più cassonetti per fare la raccolta differenziata, così aiuteremo pure a pulire Napoli. Ciao Sindaco, sono Ariana e volevo chiedere um, com'è stato il passaggio da magistrato a sindaco? Ciao Sindaco, sono Matteo e volevo chiedergli per, uh, perché ha scelto di diventare sindaco e quale altro lavoro gli piacerebbe fare e perché? Ciao sindaco, sono Antonio e le volevo chiedere perché invece di far stare i ragazzi in mezz'ora per la strada non può fare parco giochi o comunque strutture per non farli stare per strada. Ciao sindaco, sono Giulia e abito nei pressi di Piazza Bellini. Ospita le mura greche che ogni sera vengono deturpate dai giovani che frequentano i locali. E per questo la mattina dobbiamo camminare tra rifiuti e bottiglie rotte. Come, eh, vorrei sapere come crede di risolvere questo problema? Ciao Sindaco, sono Orsane e vengo da Formia. Le volevo dire, io amo venire qui a Napoli con le mie amiche, ma appena scendiamo a Piazza Garibaldi ci sentiamo insicure. Come può fare per renderla più sicura? Grazie. Ciao Sindaco, sono Alice e eh, mi piacerebbe tanto chiederle perché c'è eh, stata, stata la riduzione delle zone a traffico limitato a pochissime ore, come ad esempio in Piazza Dante che è in vigore dalle, 8, eh, dalle 9 alle 18. Perché l'area si sta inquinando sempre di più e la salute dei cittadini, secondo me, è più importante delle insistenti richieste dei commercianti. Ciao Sindaco, sono Martina. Volevo chiederle se si può fare qualcosa per i senzatetto che non vanno più a dormire vicino alle gallerie d'arte. Ciao Sindaco, mi chiamo Armando e vorrei chiedere perché, in alcune zone più popolate, c'è la vigilanza e perché in altre zone che sono più disabitate dove a volte vanno anche alcuni turisti, non c'è la vigilanza. E anche qui non è stato risparmiato nulla. No, no, vabbè, ma infatti stiamo toccando un po' tutti i temi. Innanzitutto, quelli quello di quale risposto vabbè, cassonette, la cioè la polizia stradale <ride> abbiamo Diana, già cioè, là ci vorrebbe un po' più di tempo nello spiegare magistrato o sindaco e affrontare anche temi dove hai bisogno di tempo per non colpire la sensibilità profonda dei bambini. Io avrei voluto fare per sempre il magistrato perché è stata la mia passione giovanile, i miei studi, per 15 anni l'ho fatto, 6 anni a Napoli e 9 anni in Calabria, poi insomma, ho avuto una serie di problemi legati ad inchieste che ho svolto contro mafie, in particolare l'andrangheta calabrese e alcuni politici corrotti e altri, mi hanno messo in difficoltà e non mi hanno più consentito di fare quel lavoro. Uh, quindi io per me avevo avuto un momento difficilissimo della mia vita perché come se un sogno che era svanito non mi sono abbattuto e questo è un altro consiglio che vi do, nella vita rialzatevi sempre, anche quando c'è una brutta cosa che vi capita, trovate dentro di voi sempre la forza per reagire quando avete grandi passioni come oggi mi avete dimostrato e grandi ideali e quindi ho deciso di rimettermi in gioco. Qualcuno mi ha proposto di fare il sindaco. Io non ci pensavo proprio, quando andai a casa e dissi a mia moglie che mi candidava a sindaco di Napoli, mia moglie mi disse questa è la prova definitiva della tua pazzia. Effettivamente, forse per fare il sindaco di Napoli oggi è un po' pazzarello, devi esserlo, poi dopo non lo so che farò, perché facevo il magistrato, non lo faccio più, fra due anni e mezzo non sarò più sindaco, mi inventerò qualche altro lavoro perché ho grandi energie, sono orgoglioso di fare il sindaco di Napoli. Io quando vado fuori Napoli e dico di dove sei, sono il sindaco di Napoli e sono napoletano, io sono orgoglioso di essere napoletano, non mi vergogno, sono fiero di essere meridionale e porto sempre avanti questa dignità di essere napoletano. Quando ero piccolo come voi, avevo un mio amichetto che si trasferì a Bergamo, fece l'emigrante, io lo andavo a trovare e giocavamo a pallone all'oratorio e mi sfottevano sempre, terrone, terrone, terrone. Io un po' mi arrabbiavo, però un po' giocavo ancora meglio, perché volevo dimostrare che ero più bravo di loro. Quindi, noi dobbiamo essere fieri, quando c'è allo stadio ci dicono quelle cose brutte perché sono invidiosi. Noi abbiamo tante cose, sanno che tante vincento, cose quindi... in più. Giulia Perciò pure, Giulia pure ha detto una cosa bella, le mura greche di Piazza Bellini che vengono certe volte deturpate la notte da persone che stanno la sera insieme e non hanno le buone abitudini di mettere le bottiglie di vetro nei cassonetti e lasciano per terra i nostri monumenti, si deturpano. Alessandra, che viene da Formia, dice la stazione Gar Ross sì, Garibaldi insicura. Un po' devo dire tutte le stazioni d'Italia. Quando vai, anzi, tutto sommato, la stazione Piazza Garibaldi piano piano sta diventando sempre una stazione più bella. Io sono convinto che, appena finiscono i lavori, ormai mancano pochi mesi. Il 2 dicembre apriamo, come ho detto prima, la stazione Garibaldi. Mano a mano i cantieri finiranno. La città, anche quella piazza, diventerà sempre più bella, più riqualificata e più sicura. Ringrazio anche Alice che ha fatto quella riflessione sulla ZTL perché è stata un po' ridotta. Ecco, vedete com'è difficile fare il sindaco. Ognuno di voi e ogni napoletano ha la sua ricetta di sindaco. Siamo un milione, poi ci sono gli altri che vengono alla provincia, siamo milioni, cioè Ogni giorno a Napoli stanno due milioni di persone e ogni persona ha la sua idea. E io devo cercare di trovare un po' una sintesi. Là c'è stato un piccolo cambiamento degli orari per cercare di. Venire incontro a diverse esigenze, soprattutto in un momento in cui il trasporto pubblico sta in difficoltà e ci sono dei cantieri aperti. Però voglio rassicurare Alice che in questi giorni è in atto un piano di rafforzamento delle pedonalizzazioni. Dal lungomare a Via Tribunali e il centro storico, che tra breve partiranno delle pedonalizzazioni, così come anche San Martino al Vomero e altre parti della città, noi andremo avanti in modo deciso per le pedonalizzazioni perché riteniamo che le isole pedonali si vive meglio. Pensate via Scarlatti al Vomero. Io ricordo la protesta dei commercianti quando fu pedonalizzata. Adesso la vogliono tutti pedonale, vogliono tutta Via Luca Giordano pedonale. Si sta meglio, si compra meglio e si esce meglio. L'ultima domanda era di mi pare Martina sui senza tetto. Allora, noi dobbiamo evitare che le persone si accampino vicino ai monumenti, come accade di fronte al Museo Archeologico, in questi giorni stiamo intervenendo per risolvere la questione, però l'impegno nostro è di trovare dei luoghi, dei tetti e delle case in cui ospitare le persone che non hanno un tetto. Guardate bambini, io eh, sono andato da sindaco a visitare i dormitori della città, perché il comune di Napoli ha dei luoghi in cui ospita le persone che hanno difficoltà. Non pensate che nei dormitori ci stanno solo i cosiddetti barboni, gli immigrati, ci stanno molti soprattutto papà, che potrebbero essere come i vostri papà, che in un momento di crisi non hanno più soldi perché hanno perso il lavoro. Magari si sono separati dalla mamma e vanno a dormire al dormitorio. Quindi noi dobbiamo avere grande sensibilità e grande umanità in un momento difficile e pensare che noi tutti siamo certe volte più fortunati di altri. Pensate ai bambini che sono morti nel mar Mediterraneo per venire dall'Africa in Italia e sono morti su un barcone. Quindi io so che voi avete grandi sensibilità e nei momenti di crisi sapete valutare quali sono le cose importanti veramente È nella vita. Un grande rispetto assolutamente. Corrado, Francesco. Buonasera, signor Sindaco. Mi chiamo Francesco e le vorrei fare una domanda. Prego. Eh, in questi anni lei ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato e, e quale obiettivo eh, eh, la rende più orgoglioso? Allora, no, gli obiettivi li vedremo fra due anni e mezzo e poi, siccome io sono un perfezionista, non mi accontento mai, sono sempre molto critico anche con me stesso. La cosa di cui vado fiero è quello di avere il torto all'emergenza rifiuti. Quando io cominciai la campagna elettorale, voi ve lo ricorderete, c'erano delle montagne di rifiuti, non si poteva nemmeno camminare in alcune parti. E mi vergognavo un po' quando andavo fuori Napoli, non ero ancora sindaco: le persone mi dicevano, Ah, Napoli, rifiuti, rifiuti, rifiuti. Quindi, la cosa di cui vado più fiero è quello di aver ripulito, diciamo così, l'immagine di Napoli. Oggi, quando io vado fuori a rappresentare Napoli, mi ascoltano, mi fanno i complimenti, vogliono venire tutti a Napoli a fare eventi, a fare concerti, a fare convegni. Napoli sta diventando un'attrazione, però dobbiamo lavorare adesso per risolvere tutti i piccoli grandi problemi di cui abbiamo parlato anche adesso insieme a voi. Claudia, se siamo velocissimi poi abbiamo anche il tempo per fare qualche proposta. Buonasera signor Sindaco, mi chiamo Claudia e le volevo chiedere se nei quartieri delle nostre strade potesse installare il wifi libero. Brava, ti ringrazio per questa domanda perché è un obiettivo della nostra amministrazione. L'abbiamo fatto già in alcuni punti, ad esempio Piazza Municipio, Il Lungomare, un tratto di via dei Mille, adesso sta lo stadio, un pezzo di stadio, altri che non mi ricordo, a breve partiranno i luoghi vicino alle stazioni della metropolitana e le biblioteche. Quindi il nostro obiettivo è il wifi gratuito e libero in tutta la città. Perfetto, passiamo il microfono all'altro compagno che vuole fare una domanda anche lui. Buonasera Sindaco, Ciao. sono Andrea Oliva. Le volevo chiedere, se ci sono i fondi, di far realizzare un mio progetto, ossia un'audoteca pubblica. In questa lodoteca si svolgeranno molte attività extrascolastiche. E visto che sul territorio italiano sul territorio non ce ne sono molte, e dato il periodo sociale, economico che stiamo attraversando, renderebbe felici molti ragazzi come noi. Grazie, in parte ce ne sono, le stiamo facendo, ma ce ne vogliono sempre di più. Per esempio al PAN a Via dei Mille noi abbiamo molto lavorato in questa direzione, c'è cioè questa iniziativa Nati per Leggere molto bella dove c'è appunto l'educazione alla lettura e adesso una, secondo me dove si può fare e realizzare questo tuo progetto è nell'ex area Nato che vi invito a visitare perché è pieno di strutture che si possono adeguare proprio a iniziative di questo tipo. Infatti Andrea mi diceva, dice i genitori quando siamo più figli non hanno sempre esatto. i soldi per poterci fare sport, far fare sport a tutti quanti, no. quindi magari un momento uh, alternativo, bisognerebbe trovarlo per uno spazio alternativo per no. questi ragazzi. Un momento alternativo è gratuito esatto. e poi come diceva anche un compagno vostro prima, è importante che ci sono punti di riferimento perché altrimenti certe volte le persone non sanno che fare e possono avere cattive amicizie, invece avere ludoteche, biblioteche, parchi del verde, parchi dello sport, significa avere posti dove andare e stare insieme. Poi anche per strada, se si sta con amici e si sta attenti fa bene, anche io mi sono formato giocando a pallone sotto casa, quindi voglio dire fa parte della vita del napoletano vivere anche la strada. Io infatti vi dico questa cosa qua, ogni tanto abbiamo delle discussioni con mia moglie. Con mio figlio grande, che ormai ha quasi 14 anni, che vuole uscire e stare sempre di più fuori. Bisogna stare attenti, dare regole, ma a me non dispiace che lui esca con gli amici. Io sono più preoccupato quando sta 3-4 ore davanti alla televisione. Guardate ragazzi, la televisione pure va usata con attenzione, perché certe volte propone dei programmi che non sono molto educativi. Quindi io credo un poco stare a casa, innanzitutto studiare. Poi però anche andare con i compagni e vivere il quartiere, stando attenti, ma se scendono i bambini per strada, scendono le famiglie, le persone per bene, i delinquenti se ne scappano. Se invece le strade diventano vuote, che noi tutti ci chiudiamo in casa, c'è il rischio che poi le scorribande di, 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 di personaggi iniziano a camminare per le nostre città. Giovannella. Buonasera signor sindaco, sono Giovannella Somma. Volevo porle una domanda. Perché l'acqua è così inquinata e soprattutto ha un sapore così cattivo? No, l'acqua non è inquinata. L'acqua di Napoli non è inquinata, è un'acqua buona. Uh, il sapore, non so tu in che quartiere abiti, per, per quanto mi riguarda, almeno dove abito io, c'è cioè al vomero, ma bevo anche l'acqua a Palazzo San Giacomo, dove vado, nelle fontanelle, è buona. Il problema di Napoli... Uh, che c'è un po' di calcare in più, ma quello dipende dagli acquedotti che diciamo, uh, non sono diciamo, uh, molto, molto nuovi. Ma l'acqua di Napoli è molto più buona dell'acqua di tantissime altre città. Tieni presente che il 90% dell'acqua di Napoli viene dal serino, quindi viene da zone e da sorgenti pulitissime. Quindi io mi sento di rassicurare. Pensate che ogni anno sull'acquedotto di Napoli si fanno 100.000 controlli da parte dell'azienda che si chiama ABC Acqua Bene Comune e 100.000 controlli dall'ASL, è la cosa più controllata in assoluto della nostra città. Sì, infatti bere l'acqua dal rubinetto sicuramente è la cosa migliore, più sicura di tutte le acque imbottigliate che vengono conservate non sempre sotto, come, al, sole. sotto al sole, come sì. si dovrebbe. Vediamo questi disegni che i bambini hanno realizzato. Proprio per il sindaco. Per fare delle domande al sindaco hanno anche eh, fatto dei disegni qui in classe con l'aiuto delle loro maestre per eh, testimoniare come vedono loro la città, come vorrebbero che fosse la città e quindi anche per chiedere al sindaco delle altre cose. Ho disegnato il mare con il sole che indica il tramonto. Questa è una grande eh, diciamo, soddisfazione che i napoletani possono avere. Io ho disegnato il vulcano e dei parchi. Mi chiamo Morena e ho disegnato la strada di adesso e la strada più carina. Ho disegnato il mare con uno che, butta i rifiuti, che non deve buttare i rifiuti tossici. Ho disegnato Napoli ora. Quindi un mare un po' sporco e le industrie che fanno uscire il gas. Ho disegnato il mare che abbiamo e, e quindi dovrebbe essere più curato: è un mare bellissimo. Eh? Io sono Giulia. E lei? Ludovica. Cosa volete chiedere al sindaco? Uh, le, che le piste ciclabili sono molto belle e utili. Per chiedere se noi riusciamo a togliere più immondizia, più o meno facciamo anche pubblicità per il nostro paese. Uh, abbiamo disegnato. Sempre il tema della spazzatura però anche con um, qualche altro tema. Ho disegnato sempre la spazzatura e poi ho poi disegnato un palazzo con delle scritte che si fanno con la bamboletta. Elena, Vittoria. Se noi pensiamo che così, cioè in questo modo, vengono, vengono sotterrati i rifiuti tossici. E allora Sindaco, il questo tema dei rifiuti tossici sicuramente ha colpito particolarmente i bambini come il tema della pulizia delle strade, quindi questo abbiamo diciamo detto che l'amministrazione c'è impegno massimo in questo diciamo senso. Diciamo che quei disegni valgono certe volte più delle parole, veramente Vabbè. se ogni adulto della nostra città si uniformasse ai disegni dei nostri figli avremmo già risolto penso il 50% dei problemi della nostra città. È vero. Allora, Bambini, voi avete la possibilità, c'è ancora qualche minuto, di rivolgere ancora le domande e le proposte, allora chi vuole parlare? Tutti! Aspito! Allora, facciamo allora, innanzitutto, del... sì. faccio una, una proposta, se sono d'accordo. Allora, vediamo Poi la proposta. Poi mi volete venire a trovare voi a Palazzo San Giacomo, vi faccio vedere la mia stanza, le mie carte, i miei problemi, com'è bello il luogo dove lavoro, com'è difficile... Non so se qualcuno di voi vuole fare l'assessore, sì. se qualcuno di voi <ride> allora, vuole lavorare per la città. L'assessore, eh, io? Tu che assessore vorresti fare? Ma faccina domanda? L'assessore eh, ass ai trasporti. Bravo. Ah, Ma che faresti? A parte avere più mezzi pubblici, cioè come lo organizzeresti il sistema di trasporti? Il microfono, il microfono. Passiamo un attimo il microfono a Mattia. Okay. a posto di spendere 60 milioni di euro per fare una stazione magari molto bella farei più stazioni ora per esempio la cumana eh, c'è gente pendolari che aspettano 50 minuti perché ah, un treno arrivi in stazione hai ma, perfettamente ragione ma perché non fare il minimo indispensabile a posto di fare tante stazioni belle che magari non servono riqualificare le linee che già ci sono. La Cumana era una pionieristica quando fu fatta. Il giornale titolava Un giorno fatidico per la patria. Vediamo la cumana come è ridotta oggi e che collega i comuni più popolati della provincia di Napoli. Io non vorrei che si possa, non voglio che si offenda qualche mio assessore, ma tu saresti <ride> un ottimo assessore. Ti dico due, la cumana, giusto per, per chiarezza, bene, non dipende dal, dal comune di Napoli, sì, ma la tua sì. riflessione è assolutamente giusta. Così come sono anche d'accordo sul fatto che nel passato sono stati progettate, secondo me, delle stazioni che costano troppo. Diciamo anche che ci vuole un giusto equilibrio, perché oggi le nostre stazioni sono anche considerate un museo di arte contemporanea sotterranea. Infatti la stazione di Via Toledo, tu l'avrai seguito, la perché se molto a è la più bella. Quindi ci vuole un giusto equilibrio, perché infatti noi adesso per quello che possiamo stiamo riducendo la spesa per le stazioni e stiamo spostando i soldi sui treni, perché se noi riusciamo ad avere fra tre anni gli investimenti di nuovi treni invece di dei nove minuti, che ho detto dal 2 dicembre ci saranno per collegare, andremo a 3-4 minuti, quindi sarà un po' come una metropolitana, non dico come quella del Giappone, ma quasi. Quindi grazie dei, dei suggerimenti. Perfetto, allora, qualca, vediamo se possiamo accontentare. Allora, vai. Siete tanti. Siete tanti, quindi... Allora voi. venite o non venite a San Giacomo? Non, non avete sì. risposto sì. sì. Ah, 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 ci piacerebbe. piacerebbe. Vorrei fare una proposta riguardo della metropolitana di Mondinonzeli e eh, di tante sì. altre metropolitane. Perché questa metropolitana è molto sporca, quindi si potrebbero far venire degli spazzini per fare una pulizia generale, togliere gli escrementi di animali e togliere soprattutto la grande quantità di foglie che si è accumulata dagli alberi malati che stanno in questa metropolitana. Grazie, segnalo subito un'altra cosa che volevo raccontare, che voi ci potreste tornare utili, una cosa che abbiamo deciso di fare a Napoli e sta andando molto bene, è le adozioni di pezzi di città. Noi abbiamo adottato quasi 200, ve lo vedete, tipo le aiuole, le rotatorie. questo è molto importante perché il cittadino si prende cura di una parte della città, quindi voi se vi viene qualche idea, proponetelo, magari ai vostri insegnanti, ai vostri genitori, basta venire al comune, fare una domanda, si fa un'assegnazione, un, un protocollo, è una cosa semplicissima e uno prende in affido una parte della città, è anche un modo di sentire come dire, la città propria. Magari quando vengono a Palazzo San Giacomo portano no, questa proposta. Siamo proprio in chiusura, vai, tu che hai parlato di meno, passate il microfono. Piano piano, non cadere, <ride> l'emozione, l'emozione. Eh, uh, senta, dove abito io a Piazza Leonardo? Stanno costruendo un parcheggio sotterraneo. Sì. Però ora hanno interrotto i lavori perché hanno, hanno trovato sei tubi di benzina sì. qu eh, e quattro di questi sono ancora attivi. Sì. E le, eh, però dato che hanno interrotto i lavori fino a febbraio ci hanno ridotto al rischio eh, di gravi frane e quindi le volevo chiedere se poteva far ricostruire la piazza che c'era prima. Allora, come dimostra cioè, questo dimostra nostro proprio, cioè... giovane concittadino, c'è una conoscenza meticolosa. Siamo sì. su Piazza Leonardo. C'è un po' una situazione di questo tipo. Una parte significativa dei cittadini non lo vogliono quel parcheggio, altri lo vogliono. I lavori sono stati sospesi perché c'è stato un ricorso. Adesso quello che è importante è mettere in sicurezza la zona e poi vedere qual è la soluzione migliore da fare. Tu mi pare di capire sei favorevole al fatto che non si faccia il parcheggio. Perfì, ne terrò conto. Vedi, ne tengo. Allora, il però... Una proposta, tante proposte. Chiudiamo con la proposta esatto, chiudiamo con questa proposta. Vai Caule io le volevo chiedere di mettere dei tablet al posto dei quaderni e dei libri per, soprattutto per alleggerire il peso e poi anche per insegnare a noi bambini a usare computer e oggetti elettronici. Perché forse abbiamo allora, fatto. Questa più è una libri. proposta, ovviamente più che indirizzata al sindaco, per indirizzato diciamo ai responsabili della scuola della scuola pubblica in particolare del nostro paese c'è. Cioè io credo che ci vuole un giusto equilibrio tablet va bene tablet, ipad, computer vanno bene però non dimentichiamo mai il gusto del libro guardate è molto bello io per esempio ho uno studio uh, pieno di libri i libri hanno un grande fascino perché dopo tanti anni andare a riprendere un libro invece sul, nel tablet tu non lo trovi io credo che ci vuole un giusto equilibrio tra lo strumento no, non dico solo all'ipad Solo il tavolo no, no, tutte e due. No, no, ma infatti perciò l'ho detto, l'ho capito, tutte e due, io sono infatti estremamente. D'accordo su questo e la strada è quella di coniugare le cose diciamo, del passato con le cose contemporanee e moderne del futuro. Sindaco, noi saremo ancora ore con questi bambini perché ci hanno no, proposto è è sempre poco. E sempre poco. Vi promettiamo che tutte le altre proposte che avete le scrivete, le mandiamo al Sindaco il Sindaco vi risponderà. Intanto vi dobbiamo salutare e ringraziare. Voi avete accettato la proposta del Sindaco di andare a far visita a Palazzo San Giacomo, così conoscete. Quella che è proprio la sede dell'istituzione del Sindaco. Noi Sindaco la ringraziamo, è grazie stato disponibilissimo. Grazie a, grazie a tutti i bambini, grazie alla uh, dirigente scolastica Eda Francioni che ci ha uh, uh, supportato in questo momento, alla mh, docente Rosaria Ilarità e a tutti quelli che hanno collaborato, i colleghi Marco Altore e Roberto D'Agostino. Grazie Sindaco, noi ci vedremo sicuramente per vedere grazie se queste proposte poi, che hanno fatto i bambini sono andati a buon fine. Se noi ci lavoriamo. Io penso che Napoli rinasce se si lavora insieme non può solamente il sindaco risolvere non possono solo i bambini risolvere devono essere tante persone che hanno amore e cura della nostra città se facciamo questo patto io credo si possono fare cose importanti piccole cose ma cose importanti grazie a tutti voi appuntamento alle prossime puntate arrivederci buonasera